Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Bene? Tutto a posto. Tutto bene. Ma a Roma i turisti ci sono o non ci sono? Perché ieri sentivamo il presidente della Federalberghi che lamentava una situazione statica del turismo a Roma. Invece sappiamo, lei addirittura era entusiasta dei numeri dei turisti proprio in questi giorni. Qual è la verità, assessore? Come stanno le cose? La verità è che Roma continua a essere di un'attrattiva incredibile e che i numeri sono sempre in aumento. Di sicuro c'è dei comparti che crescono più degli altri, il cosiddetto house sharing, i B&B, grazie anche a piattaforme come Airbnb, crescono molto molto più velocemente dell'alberghiero, però anche l'alberghiero cresce, l'anno scorso è cresciuto di un paio di punti, questo inizio anno sta crescendo, quindi non dovrebbe lamentarsi troppo, diciamo, Roscioli. Categoria. Sì, la categoria. Senta, un'altra cosa mi sembra interessante, perché poi quando si tratta, Roma è chiaro la città della storia e quindi delle tradizioni, e noi vorremmo veramente che fossero rispettate le migliori tradizioni, per esempio le botteghe storiche, no, assessore? Perché questa storia delle botteghe di Roma, gli artigiani nel centro storico, ha un valore, contribuisce a fissare poi il volto reale della città, no? Poi alla fine i proclami non vengono seguiti dai fatti, no? Le botteghe chiudono e magari arrivano i mini market, è un po' il problema di questi giorni. Ci dà la visione al momento, aprile 2017, del problema? Allora, questo è un problema che riguarda il commercio. Il commercio, sì, certo. Ovviamente, dei fenomeni del turismo, che sono proprio questi B&B, house sharing, hanno un effetto sul commercio, ovviamente, perché i turisti hanno esigenze diverse rispetto a quello che sono italiani, romani e così via. Quello che noi stiamo facendo è spingendo su quello che è un turismo sostenibile, quindi un turismo di un certo livello che porta più alla città rispetto a quello che tira via, diciamo, come tutto un turismo mordi e fuggi che noi non vogliamo seguire a tutti i costi. Quindi ci sono sempre le classifiche, quanti turisti ci sono, l'incremento del numero, però in realtà credo sia più intelligente andare verso un turismo sostenibile, tant'è vero che tra qualche settimana firmeremo insieme ad altre città d'arte come Firenze e Venezia un protocollo proprio per questo, perché dobbiamo lavorare insieme per stimolare un turismo un po' più rispettoso del nostro patrimonio, e questo va in questo senso. Noi per quanto riguarda, io sono anche assessore allo sviluppo economico, sì, e stiamo per emanare delle regole che limitano un po' le aperture di questi mini market fruttivendoli di bassa qualità a favore di quello che è l'artigianato, che, come giustamente avete puntualizzato, è un patrimonio da preservare assolutamente. Allora, il nostro inviato Jacopo Nassi, che ci presenta anche un po' il termometro della situazione, anche perché il nostro inviato, assessore, ogni giorno parla con la gente, è tra la gente nella città, chiede, fa domande e raccoglie anche le istanze dei cittadini. Intanto tutti gli altri possono mandarci messaggi al 39 37 93 93 93, SMS, WhatsApp, e filo diretto allo 06 43 99 93 93. Un po' di notizie ce le dà l'assessore, qualche domanda la facciamo noi. Jacopo, buongiorno, dai che lanciamo la prima domanda. Sì, sì, Francesco, buongiorno ovviamente all'assessore Meloni. Beh, sicuramente i temi sono due molto importanti legati al commercio, cioè la prima è sull'abusivismo commerciale, sia i residenti sia soprattutto i commercianti ne segnalano e denunciano davvero molto nella città. L'altro anche legato alle, diciamo così, alle aperture e soprattutto nelle ore serali e notturne di vari esercizi commerciali, alcuni anche che provocano disturbo per la quiete, diciamo, dei residenti, e anche lì si chiedono più controlli, almeno per chiedere di abbassare il volume, diciamo così. Per quanto riguarda la città, poi adesso sentiremo delle domande, ovviamente si parla molto della situazione di tanti quartieri, tra cui la situazione del verde pubblico, che in alcune zone è davvero critica, ma andiamo a sentire alcune domande. La prima. Incontro difficoltà enormi a svolgere il mio lavoro,
per il semplice motivo che noi affrontiamo il problema lavoro pagando tutte le tasse, incontrando enormi difficoltà sotto ogni punto di vista. E mentre abbiamo dall'altra parte una concorrenza spietata dell'abusivismo, che si mettono per strada con i carretti e via dicendo, senza il minimo controllo, senza una tutela verso di noi, e questo è il problema grosso che noi incontriamo, il problema veramente che ci taglia le gambe sotto ogni punto di vista. Vorrei veramente un intervento serio su questo tema, altrimenti il commercio finisce, il piccolo commercio, noi tutti siamo costretti a chiudere proprio per questa concorrenza sleale. Allora, assessore. Sì, sì. Allora, il signore che immagino abbia un negozio ha messo il dito su un problema annoso che è legato a vari fenomeni. Uno, la congiuntura economica generale, che di sicuro non ci aiuta, per cui anche quello ha il suo impatto. Poi c'è anche i flussi migratori che sono in aumento molto forte, anche quello è un problema che deve essere gestito a livello centrale. Per quanto riguarda noi, non è compito di questo assessorato fare controlli, noi però lavoriamo in stretto contatto con i vigili per i controlli e posso dire che li abbiamo aumentati sensibilmente e abbiamo aumentato anche il modo in cui li facciamo, perché precedentemente, ripeto, un problema che dura da decenni questo, che abbiamo ereditato, però noi finché non arriviamo a debellarlo del tutto continueremo ad andare avanti cercando di trovare soluzioni magari anche innovative. Prima si correva dietro a questi ambulanti abusivi e dopo 10 minuti rispuntavano. Ora quello che stiamo cercando di fare è proprio identificare le zone nella città dove c'è maggior impatto di questi fenomeni, facciamo quello che chiamiamo la bonifica, però lasciamo qualcuno sul posto per far sì che non spuntano più, perché questo è importante, perché correre dietro agli abusivi può sembrare una soluzione, però in realtà non risolve la questione alla radice. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che questi abusivi vengono riforniti da dei magazzini, e quindi quello che non è mai stato fatto in passato è proprio cercare di fare questo lavoro di intelligence che risale ai magazzini. Noi abbiamo fatto vari sequestri di decine di migliaia di pezzi di merce illegale in questi mesi, quindi su questo ci stiamo lavorando, ci rendiamo conto che è un fenomeno estremamente diffuso e estremamente resiliente, perché sono migliaia di operatori. Basta pensare che la polizia locale conta 5.800 unità, che include quelli del traffico, quello dei presidi delle buche, quello dei controlli ai palazzi, quindi è un fenomeno molto, molto diffuso. Quello che mi sento di dire anche, oltre a quello che noi faremo la nostra parte, è di dire ai cittadini di non comprare da questi ambulanti abusivi per strada. Questo è un buon modo per arginare questo fenomeno. So che è un po' anche naturale vedere un povero ambulante abusivo e comprargli una rosa o un selfie stick o cose del genere, però dietro spesso si celano attività criminose abbastanza importanti. Quindi è importante. Il problema, assessore, non sono d'accordo con lei. Il problema è che non dovrebbero proprio esserci, perché al di là del fatto che dietro c'è un racket, c'è qualcuno, io credo quasi nella totalità dei casi sia così, no? Ci sia sempre qualcuno dietro a muovere un po' le fila di questo commercio abusivo. Ma uno si sente anche. Sente la compassione, quindi in alcune occasioni sente di dover dare una mano, no? Però questo è un conto e questo attiene a ognuno di noi, ma il commerciante che paga tutte le cose che bisogna pagare per tenere in piedi un'attività con tutte le i milioni di difficoltà che ci sono è comunque ingiusto. Quindi non devono proprio esserci, perché se ci sono uno può anche non dargli nulla, qualcun altro glielo darà, ma comunque crea una concorrenza assolutamente impossibile a sopportare, alla sopportazione a tanti altri. Io, a dir la verità, mi sorprendo ancora oggi come sia possibile che tante attività e tanti commercianti sopportino che di fronte alla loro vetrina ci sia qualcuno che vende lo stesso prodotto abusivamente. Come fanno a sopportarlo non lo so, però
attiene sempre alla nostro così, alla nostra libertà di scelta. Abbiamo Goffredo. Sì, mi dica assessore. Noi stiamo andando avanti, stiamo facendo dei passi importanti verso il debellamento, se vogliamo, di questo fenomeno. Sicuramente non possiamo bonificare tutta la città in un anno, magari anche due, però zona per zona ci stiamo lavorando, quindi posso assicurare ai cittadini e gli esercenti che stiamo andando avanti con determinazione su quello, quindi alcuni ci ringraziano anche per il lavoro svolto, perché vedono che la cosa sta cambiando, quindi sicuramente non tutti lo vedranno subito, perché ovviamente la città è grande, sappiamo tutti che sono 1300 km quadrati di spazio che sono difficili da vigilare, però noi con un approccio abbastanza rigoroso stiamo facendo i primi passi verso la bonifica, quindi questo mi sento di dirlo. Avanti Goffredo, sì. avanti Goffredo, buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno assessore. Io vorrei parlare dell'occupazione di suolo pubblico, in quanto sia i tavolini, ma qualsiasi cosa, i negozianti che mettono la merce sui marciapiedi, cioè i marciapiedi, dovrebbe essere almeno lo spazio del passaggio dei cittadini che a posto delle gambe c'hanno le ruote, oppure i non vedenti, eccetera, eccetera, e che vengano sanzionati veramente, e che invece non venga sanzionato il negoziante che crea un piccolo scivolo per entrare con le carrozzine e viene sanzionato per abuso edilizio. Pazzesco secondo me questo. Ma è successo dove, Goffredo? Scusami. È successo anche qua da noi a Tor Bella Monaca, perché se c'è uno ce ne mette una cosa che si può togliere, ok, però se mette un po' di cemento è abuso edilizio. Ultima, un'altra cosa, sempre per i disabili, non so se lei può intervenire, ma che specialmente nel centro di Roma, parlando dei turisti eccetera eccetera, i turisti sono anche purtroppo disabili, e se per trovare un bagno che sia adeguato alle loro esigenze ci vogliono le ore e non ci si riesce. Dovrebbe esserci anche sulla vetrina del bar, questo adesso suggerisco io, un simbolo che dica questo è un bar che ha questo servizio, no? Che lo fa preferire ad altri bar che non hanno, bar o locali pubblici che non hanno quel servizio. Risponde l'assessore Meloni. Allora, sicuramente abbiamo un problema di intasamento dei marciapiedi. Sì, avanti assessore, avanti. Ah, sì, non sentivo una. Ma era tutto a posto. Tutto a posto, ok. Quindi laddove c'è del commercio in sede fissa, quindi negozi, attira un po' di ambulanti che possono essere anche regolari, per carità. E ambulanti regolari attirano abusivi, quindi è tutta una serie di situazioni. Ha toccato il punto giusto il collega, è una questione di controlli. Per cui i controlli vengono fatti in base anche delle segnalazioni, quindi noi invitiamo sempre i cittadini e gli esercenti di segnalare subito questi fenomeni, perché anche tramite l'app io segnalo che si trova sul sito del comune, così possiamo intervenire in maniera tempestiva. Noi siamo col fiato sul collo alla polizia locale da questo punto di vista, perché è fondamentale sia a livello proprio decoro urbano che anche per la sicurezza, perché molto spesso vediamo segnalate delle situazioni dove si bloccano i marciapiedi, la gente non riesce a passare. Ci sono delle regole ben precise sull'occupazione del marciapiede, che non può superare la metà del marciapiede, deve lasciare 1,20 m per il passaggio dei pedoni. Quindi laddove si può constatare dei fenomeni che non rispettano queste cose qui, possiamo anche segnalarle anche sui social. Noi abbiamo una persona preposta qui in assessorato che raccoglie tutte le segnalazioni, sia tramite io segnalo, però anche tramite Facebook o Twitter e così, e cerchiamo di raccogliere tutte, segnalarle alle forze dell'ordine per far sì che vengano espletate i controlli e le multe del caso. Quindi vi invito sempre a segnalare tutto, non rimanere passivi davanti a questi fenomeni, perché insieme bene, ce la faremo. Bene, lo stanno facendo, sente anche gli ascoltatori come sono comunque interessati. No, è positivo questa cosa qui, non bisogna mai abbassare le braccia. L'assessore Meloni risponde in diretta su Radio Roma Capitale, naturalmente l'assessore è appunto alla delega allo sviluppo economico, turismo e lavoro. Risponde ad un'altra domanda, sentiamola.
Ciao, sono Emanuela, vivo nel quartiere di Torpignattara da circa 6 mesi e ho notato che ci sono tanti negozi piccoli alimentari, fruttivendoli del Bangladesh o da altre etnie, e mi chiedevo come mai sono aperti fino a tarda notte e che se ci sono dei controlli che effettivamente vengono effettuati o no. Allora, assessore Meloni. Sì, allora non entro nel merito dell'etnia degli esercenti, perché ognuno ha diritto di esercitare la propria attività. Di sicuro noi facciamo i controlli sia sulla parte igiene con l'ASL, noi abbiamo una task force che fa degli interventi settimanali sugli esercizi, che include la polizia locale, Equa Roma che per quanto riguarda la riscossione, l'INPS per quanto riguarda la regolarità dei contratti di lavoro, e l'ASL per quanto riguarda l'igiene e le regole di sanità alimentare. E noi lo stiamo facendo. Purtroppo c'è una certa legge Bersani che ha liberalizzato sia orari che le licenze, quindi in effetti questo ci creano pochi problemi su proprio gli orari, però se c'è degli esercizi che disturbano la quiete pubblica si può anche segnalare alla polizia e possiamo intervenire. Quindi, come prima, invito i vostri ascoltatori di segnalare questi fenomeni qui sui social o sull'app Io Segnalo sul sito del comune. Qui si tratta, non credo che sia un problema di etnia, non penso che fosse questa la nota stonata che raccontava l'ascoltatrice, quanto il fatto che uno vede e valuta un po' e dice: ma come fanno a rimanere aperti tutto il giorno, anche la notte? Entra pochissima gente, sia i fiorai che questi market. Non credo che sia che facciano confusione. È così, soltanto si domandano il motivo per cui se non c'è attività commerciale, come facciano a puntarne sempre di nuovi. Io personalmente la domanda che faccio, assessore, l'etnia in questo caso c'entra, la tradizione in questo caso c'entra, ma solo per un fatto estetico. È curioso, curiosissimo, in zone come Trastevere, le faccio solo l'esempio di Trastevere, oppure in zona Borgo Pio, quindi sempre in zone centrali di Roma, ma andrebbe, varrebbe lo stesso inoltre in altre zone della città, e questi locali che aprono hanno un'estetica che stona con la città, hanno un'estetica esterna che è veramente brutta, no? Rispetto a quello che è Roma. In quel caso, naturalmente, se possono e se sono in regola devono aprire, ma almeno a rispettare il nostro stile, no? Lo stile, il colore della città, non crede? Sì, assolutamente, infatti noi abbiamo dei rioni che vanno assolutamente preservati perché fanno parte del nostro patrimonio. Abbiamo delle regole che governano un po' tutto quello che uno può anche appendere davanti ai negozi, quello che può mettere come insegne e così via. Quindi queste sicuramente non si fanno. Abbiamo delle zone molto tutelate e alcuni operatori di sicuro fanno un po' quello che vogliono. Anche qui bisogna capire a cosa si riferisce esattamente, però ci sono delle situazioni che sono abbastanza imbarazzanti, perché prima si parlava di abusivismo e questo è una cosa, però questo fenomeno molto spesso sono delle difformità, quindi delle piccole contravenzioni alle regole che fanno sì che diventa, non dico un suc, però diciamo a livello decoro non è il massimo. Quindi sicuramente noi siamo per il rispetto delle regole in questo senso. Ci sono anche delle regole per quanto riguarda il decoro, per esempio prendo l'esempio di Via Veneto, tutto quello che sono i chioschi devono seguire quello che noi chiamiamo un chiosco tipo, no? Quindi insieme alla sovrintendenza che è l'ente preposto a dare direttive per quanto riguarda il decoro urbano e così, lavoriamo insieme per avere questi o banchi tipo, come le edicole, c'è un'edicola tipo che deve essere rispettata, perché è fondamentale per mantenere la nostra identità, bisogna che si rispettano certi canoni estetici. Sì, è normale, io non ci vedo nulla di terribile, ma non soltanto, ci sono anche romani, qualche romano che lo fa con la scritta pizzeria in rosso a lucettine, è terribile, sono delle scritte veramente indigeribili. Prendiamo Silvio al telefono, poi altri messaggi, la teniamo qualche minuto ancora. Buongiorno Silvio. Buongiorno,
Buongiorno Assessore, la mia domanda è questa, dato sì che lei dice che è difficile stare dietro l'abusivismo, perché non facciamo anche noi ogni tanto qualche opera di buona? Mettere una tassazione a questi abusivi di 150 euro che devono essere versati al Comune di Roma come occupazione di suolo pubblico, vanno, fanno il versamento, dopodiché passa il vigile e controlla che lui abbia versato i 150 euro settimanali e poi dopodiché può stare, tanto non gli si può fare nulla se il vigile gli corre dietro, lo prendono anche in giro. Quindi se noi gli consentiamo di pagare questi 150 euro e lasciarli sulla strada, tanto è impossibile levarli perché sono tanti, al Comune entrano 150 euro a settimana. Questi soldi possono essere reversati per gli invalidi, perché il Comune attualmente dice che non c'è una lira, e questi personaggi possono aiutarci. Naturalmente la merce esposta che loro hanno dovrà essere accompagnata da una bolla e da una fatturazione dove loro hanno preso la merce. Garantiscono. Diciamo... Grazie Silvio, dobbiamo fermarci qua. Assessore, velocissimo, perché c'è chi scrive anche, guardi, le dico, pensate ad un incentivo, Assessore, uno sgravio fiscale a quegli esercizi pubblici che offrono il servizio toletta in generale e in particolare ai disabili. Mi pare una buona idea quella di Piero. È una buona idea, sì. Sì. Per quanto riguarda il suggerimento degli abusivi, io direi che abusivi purtroppo sono abusivi, quindi non possiamo tanto regolamentarli. Alcune categorie abbiamo cercato di debellarli, poi il TAR ci ha imposto di regolamentarli un po' come i saltacoda, che sono un fenomeno molto, molto negativo per quanto riguarda i luoghi del turismo. Noi un po' alla volta sistemeremo, diciamo, partiamo con gli abusivi, cerchiamo di bonificare le zone e toglierli di mezzo, perché la prima cosa che ho detto è che per avere un commercio sano bisogna togliere gli abusivi, perché giustamente, come segnalava il commerciante prima, sì, c'è una concorrenza sleale, questi signori qui non pagano le tasse, fanno un po' quello che vogliono, non pagano l'occupazione, è veramente concorrenza sleale. Quindi togliamo prima di mezzo gli abusivi, poi togliamo quelli che sono difformi, così detti difformi, quelli che hanno le luci lampeggianti o cose poco decorose, e piano piano riusciremo a ridare un po' di dignità a questa città che ne ha tanto bisogno. E Fabio scrive: a me hanno chiuso il negozio per aver fatto un marciapiede con breccia e 3 centimetri di cemento. E questo bisogna capire cosa ha fatto esattamente, però... No. Beh, per agevolare il passaggio, insomma, 3 centimetri, io credo che siano, che in questi casi, Assessore, bisogna utilizzare anche un po' di equilibrio, no? Nella reazione e anche nel valutare il rispetto delle regole. Quando la cosa è a vantaggio poi del cittadino e non contro il cittadino, poi l'abuso qui è inesistente. 3 centimetri, stiamo parlando di 3 centimetri. Io credo che si possa valutare in maniera diversa. Noi la ringraziamo, Assessore. Naturalmente ci sono altri argomenti. Io avrei voluto chiederle anche di Blast, l'innovazione, la startup, ma il 10 maggio parte, abbiamo tempo, considero che magari la prossima settimana potremo definire un altro appuntamento con gli ascoltatori e parlarne meglio, d'accordo? Molto volentieri. Buon lavoro, Assessore Meloni. Anche a voi.